Dal Times, settembre 1907. Cronache cittadine. Di notte la Londra rispettabile e tranquilla. I quartieri centrali degli affari e della finanza rimangono deserti e silenziosi, a parte i passi regolari dei nostri agenti di polizia metropolitana che fanno in 20 minuti il loro giro di ronda. Qualche ombra furtiva che cerca di evitarli e il rumore isolato al passaggio dei pochi motori a combustione interna circolanti. All'alba il silenzio è spezzato dal canto dei galli e dal muggito delle mucche. Rumori da aia che anch'essi sono parte del nostro contesto urbano. Londra ha molto bestiame nel centro urbano e l'allevamento è ancora un'importante attività dei nostri cittadini, nonché, durante il giorno, una frequente causa di ingorghi del traffico. Non è raro, come abbiamo spesso modo di constatare, che un gentile gentiluomo debba fermarsi con la sua carrozza perché un pastore conduce il suo gregge per le vie cittadine. Eppure, la nostra città è la più grande concentrazione urbana del mondo, ma i nostri governanti, ancora, non riescono a definire una demarcazione netta tra la città e la campagna. La città visibilmente si allarga a macchia d'olio e la campagna stenta ad abbandonare i territori del suo allevamento e pascolo. Questo caos domina la nostra vita fin quando l'orologio delle guardie a cavallo non suona le 7 e non compaiono i primi esempi di quel particolare fenomeno urbano che sono i pendolari, avviati al lavoro su quella che tutti chiamano la diligenza di Marylebone, vale a dire a piedi. Sono l'esercito di donne e ragazze, assunte come cucitrici nei laboratori delle fabbriche di vestiti del West End, dove per pochi scellini la settimana, in 12 ore di lavoro al giorno, confezionano i nostri abiti. Alle 8 vediamo poi togliere gli sportelli delle vetrine dei negozi. Apprendisti e commessi montano quadri con vestiti, fiori e disegni per vendere abitini ed altri innumerevoli gingilli e ghiribizzi della moda attuale. Ma in altre botteghe il lavoro è già iniziato. Quarti di manzetti, cinghiali, maiali, lepri e conigli sono posti in bella vista a sgocciolare sangue, appesi all'uscio dei negozi sulle stesse vie. Pesce fresco o meno fresco compare sui banchi maleodoranti. Pani e verdure compaiono a dar colore dietro i banchi dei magazzini. Tra le 8 e le 9 abbiamo le strade piene di impiegati dello Stato, cassieri di banca, agenti di cambio, saponificatori che a piedi, in omnibus, in tiro a due, in calesse, danno vita a un rumoroso, vivace, intensissimo traffico di veicoli e guidatori che bestemmiano ed imprecano, dando frustate ai loro cavalli. In mezzo a tutto questo, poi, gli spazzini danno inizio alle loro fatiche quotidiane. Nell'aria satura di ammoniaca raccolgono i primi escrementi equini, sfrecciando tra carri ed omnibus. Hanno un bel da fare. Il nostro illustre collega lettore Henry Mayhew ha calcolato che ogni cavallo scarica sulle vie di Londra 6 tonnellate di sterco, per non parlare dei liquidi. In città abbiamo almeno 1 milione di bestie. E su questo fetore e fervore, su questa caotica attività, una moltitudine di povera gente, soprattutto giovani e bambini, che alloggiano alla meno peggio in città, vicino al centro, approfittano per lavorare anch'essi a scapito dei negozianti e delle distratte serve e signore benestanti. Il pane di questi ragazzi è nelle tasche dei più ricchi e loro sanno farsi beffe della polizia ed andarlo spesso in bande a recuperarlo. Ogni giorno e in ogni modo. L'Inghilterra post-vittoriana fu la prima società urbanizzata e industrializzata della storia e si sviluppò a una velocità sbalorditiva. Il numero degli abitanti nel 1901 in Gran Bretagna era di circa 30 milioni. Ah, però. Le nuove città, cresciute così in fretta, splendevano di ricchezza, quali mai il mondo aveva conosciuto, e al tempo stesso soffrivano di una miseria assai più abietta di qualsiasi altra società. Ah, brutta cosa. Erano evidenti i vantaggi della tecnologia.
Nelle città brillavano i lampioni a gas, le navi a vapore raggiungevano l'America in 10 giorni invece di 8 settimane. Il telegrafo e il servizio postale permettevano comunicazioni mai pensate prima. E via! La settimana lavorativa era passata da 74 a 60 ore per gli adulti. Bello. E da 72 a 40 per i minori. Benissimo. Nelle grandi città, e Londra era l'emblema di queste, vi erano zone molto estese di immenso degrado, dove intere, numerose famiglie provenienti dalle campagne si erano installate come potevano, senza alcun ordine e senza alcun criterio. Bambini e giovani senza istruzione e formazione vagavano in bande nelle vie della città, alla ricerca del furto o della rapina della giornata, in appartamenti, negozi o sull'aperta via, a signore e signori spaventati. No. Una vera e propria piaga sociale che si univa alla prostituzione e alla malavita, che ben navigava in una situazione sociale così complessa e impreparata. Nasceva la coscienza, nei più illuminati, che il vero problema fosse da attribuirsi alla mancanza di formazione, educazione civica e morale di intere fasce della popolazione. È così. Ma Londra continuava a crescere. Nel 1907 c'erano in costruzione almeno 4.000 case. La città esplodeva verso l'esterno. Cresceva. Gli slum, chiamati nidi di cornacchie, erano il luogo di cultura della classe criminale infantile e giovanile. È in questo contesto che nasce lo scautismo. Abbiamo scelto alcune immagini dell'epoca, soprattutto del contesto londinese in cui in qualche maniera si è sviluppata l'idea di Baden-Powell, proprio per cancellare quella visione romantica che spesso abbiamo avuto o possiamo avere dello scautismo. Londra era una città assediata da una miriade di ragazzi che erano sulla strada. Era la prima volta che sia uomini che donne venivano chiamate al lavoro all'interno delle fabbriche e il fenomeno dei ragazzi di strada era un fenomeno dilagante. Abbiamo voluto anche darvi... Scusa, ma tu chi sei? Buona domanda. Ci sarà qualcuno che mi disturberà con una certa frequenza nel corso delle cose che tenterò di dirvi. Persone che io conosco e so bene quanto possono essere provocatorie. Mi chiamo Gualtiero Zanolini, buonasera, perché è buio. Ho fatto per un discreto numero di anni il capo all'interno dell'associazione e poi ho assunto degli incarichi a livello nazionale e internazionale. E questo mi ha dato, come dire, mi ha regalato un punto di vista sullo scautismo, sul suo sviluppo anche in altri paesi e in altri contesti. Ma superato questo, che mi sembra secondario, volevamo dirvi e farvi vedere il contesto in cui Baden-Powell odorava, che cosa vedeva, che cosa sentiva all'interno della sua città. E in questo contesto, e per le intuizioni che sappiamo dove erano nate, Mafeking, quelle robe lì probabilmente ce le abbiamo già nella nostra... nel nostro patrimonio di conoscenza, che Baden-Powell scrive Scouting for Boys, scautismo per ragazzi. Vorrei che tenessimo bene a mente che Baden-Powell ha scritto ciò che lo scautismo deve essere a dei ragazzi, per dei ragazzi. È cambiato qualcosa probabilmente nella nostra cultura, perché abbiamo una gran fretta oggi di produrre qualcosa che serve ai Boy Scout. Verrà il momento in cui Baden-Powell si rivolgerà agli scout, magari radunati in un jamboree, magari radunati in una conferenza mondiale, ma i suoi testi fondamentali sono indirizzati alla gioventù. È una differenza fondamentale probabilmente dallo ieri all'oggi. Domandiamoci se i testi che noi produciamo, non soltanto all'interno dell'associazione nostra, ma in generale all'interno del movimento, siano più indirizzati
a chi ha bisogno dello scautismo che non a chi è dentro lo scautismo. Fatta questa premessa, e che non mi sembra secondaria, direi che l'idea di Baden-Powell era quella di rivolgersi a chi aveva bisogno di educazione, e ce n'era. Quei ragazzi che in parte abbiamo visto nel filmato che abbiamo cercato di recuperare in qualche maniera, ma nella strada di Londra fondamentalmente, erano ragazzi che si riunivano innanzitutto in una maniera particolare, per la prima volta. Non erano figli della stessa famiglia, era difficile trovare fratelli e sorelle insieme, non venivano chiamati da nessuno a raggrupparsi, formavano una banda in maniera spontanea e volontaria. Primo aspetto dello scautismo, il volontariato, che non è quello degli adulti, ma il fatto che i ragazzi volontariamente vengono da noi e non come nella scuola dove sono chiamati ad andare. E il secondo aspetto particolare di questa aggregazione spontanea è la verticalità. Nella scuola si va per classi, e stiamo parlando dell'epoca, potremmo parlare anche di oggi, nello scautismo si va secondo il criterio della banda, il capo, il vice capo e via dicendo. Li chiamiamo così, ma nella natura. E guardate che ancora oggi i ragazzi a cui viene offerto lo scautismo nelle grandi periferie dove vivono per strada, lì quei ragazzi si organizzano per bande e i più piccoli vanno dietro a quello che è più forte, che è più grande, perché lo vedono più sveglio, perché vogliono rubare. Nelle periferie io le ho viste girando in nome dello scautismo, della professione, e nelle periferie di Nairobi o di Mosca o di Santiago o di Buenos Aires, le bande di ragazzi che non sono registrati né per essere istruiti né per essere vaccinati, che spesso sono stati lasciati dai genitori per conto loro, in genere fino verso i 15-16 anni, si organizzano come Baden-Powell pensò lo scautismo. Non fece nient'altro che applicare al loro modo di aggregarsi un metodo di carattere educativo. Io con questo discorso do per scontato e non voglio assolutamente sminuire tutti gli ideali che noi sappiamo che appartenevano a Baden-Powell. Baden-Powell aveva sì un obiettivo di carattere pedagogico, aveva sì un interesse a prendere questi ragazzi dalla strada e trasformarli per farli diventare dei buoni cittadini. Sappiamo tutto il perché anche, perché era una società che aveva bisogno di questa gioventù, aveva bisogno di questa educazione. A lui a questo aggiunge la sua visione del mondo. Lui è convinto che il cambiamento passa attraverso l'educazione, l'istruzione di queste grandi masse. Attenzione, questo fenomeno non è soltanto inglese. Tutte le grandi città, dopo Londra, che era naturalmente la più grande, la capitale dell'impero, non sto qui a continuare la storia, ma Parigi, ma anche nei nostri piccoli centri, che erano in qualche maniera più piccoli centri, che erano in qualche maniera già sviluppati da un punto di vista industriale, penso Torino, penso Milano, via dicendo, c'era questo fenomeno. Un fenomeno che vedeva a sua volta per conseguenza un altro fenomeno nuovo, e cioè si pensava che non solo la scuola, che era il luogo dell'educazione per eccellenza, era stato pensato, era il luogo in cui gli educatori, come dire, supportavano con i loro principi chi faceva istruzione, non solo la famiglia si doveva occupare, perché era il luogo primario dell'educazione di questi ragazzi, ma potevano esistere, oggi le chiamiamo così, delle altre agenzie, degli altri luoghi dove in qualche maniera si poteva formare cittadini, si poteva formare il carattere di queste persone. Anzi, qualcuno, e Baden-Powell tra loro, ritiene che sia un luogo privilegiato, perché non ti tengo, come lui anche scrive, non ti tengo intorno ad un banco, non ti tengo dentro una fetida classe fredda per forza per istruirti con una pedagogia esortativa, devi essere, soprattutto in epoca post-vittoriana, poi vittoriana e post-vittoriana. No, ti chiamo rispondendo ad un'esigenza fondamentale che è la tua di libertà, di aggregazione, di gioco e via dicendo, e lì ti formo il carattere. Inizia
quella che oggi, scusate questi salti, anche da un punto di vista idiomatico, si chiama l'educazione non formale. L'UNESCO chiama educazione non formale quella che non è di tipo familiare e non è di tipo scolastico. E questi educatori, e Baden Powell tra loro, perché poi dopo ne citeremo qualcun altro per essere chiari, questi educatori in qualche maniera si rendono conto che ottengono più risultati da un punto di vista del cambiamento del carattere, della formazione civica e morale, si diceva. Un po' desuete oggi queste cose. Civica e morale, si ottenevano più risultati quando si aveva i ragazzi che venivano perché loro volevano venire, che venivano perché erano sedotti da un metodo, da una forma di aggregazione, di divertimento, che non quando erano costretti ad andare. E voglio dire, io l'ho visto con i miei occhi, quindi posso raccontarvi storie che sono ancora lì sul terreno, nella storia del movimento scout, quando qualche decina, forse qualche centinaio, un centinaio di anni dopo, lo scautismo in Kenya va a recuperare a Nairobi i ragazzi che vivono ai bordi della città e entrano in città solo per rubare, organizzarsi con bande che poi combattono anche tra di loro. Ecco, in quei contesti lì lo scautismo, e qui vado al linguaggio dell'epoca, toglie i ragazzi dalla strada. Ecco qui. Ma Guattiero, scusa, ma che ci vuoi dire? BP oggi avrebbe inventato lo stesso scautismo o no? BP avrebbe inventato, questa è una domanda interessante perché fa parte di un dibattito che potrebbe iniziare adesso, ci facciamo un convegno sopra e però, perché no, insomma, via, l'associazione potrebbe riflettere su questo. Chi lo sa se avrebbe adoperato lo stesso metodo? Sicuramente avrebbe avuto la stessa visione pedagogica della sua azione sui ragazzi. E qui vi introduco ad un concetto che sarà chiave per capire uno schema di cui vi parlerò più avanti. Il metodo è parte di una pedagogia. Giochiamo sul piano etimologico. Io non so perché, ma in vecchiaia mi è venuta la passione di andare a vedere il significato che hanno avuto in origine e successivamente nel corso del loro utilizzo le parole. La pedagogia, cita il dizionario etimologico, è la scienza umana che studia l'educazione, la formazione dell'uomo nella sua interezza. È parte della pedagogia il metodo. Lo stesso dizionario etimologico ci dice che il metodo è un modo di operare per ottenere uno scopo. Baden Powell aveva naturalmente uno scopo ben preciso, oltre la sua visione del mondo, oltre i suoi ideali e valori che sappiamo appartengono a legge e promessa, il suo scopo era quello di intervenire socialmente su questi ragazzi. E non esisteva ancora nel periodo in cui Baden Powell approccia quest'idea, mette in atto quest'idea dello scautismo, non esisteva ancora una scienza dell'educazione così a sé stante. Derivava da idee filosofiche inizialmente, c'era molta poca psicologia, ancora Freud scriveva qualche appunto qua e là, ma insomma non è che andasse per la maggiore. Baden Powell si preoccupa del come si fa qualcosa perché sia efficace nei confronti dei ragazzi. E lo scrive come. Qui veniamo a quello che ci diceva ieri il Cardinal Bagnasco, che mi ha fatto molto piacere ascoltare. Si occupa del come. Baden Powell ci lascia dei manuali in cui in fondo implicitamente ci dice: sei idraulico, sei ingegnere, sei professore universitario, sei un genitore, ti metto in mano un qualche cosa che ti sarà senz'altro utile se vuoi fare educazione all'interno del movimento. Baden Powell è molto preoccupato di come deve essere fatto lo scautismo. La preoccupazione fondamentale di Baden Powell viene costantemente nel corso della storia dello scautismo
ripresa di mano in mano, di generazione in generazione, metodo su metodo, viene affinato, viene cambiato, si caratterizza con grande successo anche in varie parti del mondo, non soltanto nel tempo, ma anche nello spazio. È bellissimo vedere nel villaggio della Guinea Conakry trovare i bambini a torso nudo con il fazzolettone che stanno in cerchio assieme al loro capo, o andare a Ekaterinburg sotto gli Urali e trovare un fenomeno dello stesso genere. Però tu noti una differenza di metodo, qualche cosa che naturalmente dell'uno non sarebbe trasportabile sull'altro nello spazio, e noti che c'è stata un'evoluzione anche nel tempo diversa nell'una parte che nell'altra. I fondamentali sono uguali, quelli dei valori, quelli della promessa. Che cos'è che fondamentalmente rende possibile, e qui stiamo per entrare nel tema vero e proprio della giornata, che cos'è che rende possibile questo miracolo? 100 anni, oltre 100 anni se parliamo soltanto dello scautismo laico, 100 anni, oltre 160 paesi, oltre 15 religioni diverse, oltre 4, 5, 6 generazioni di persone che riflettono e cercano di aggiornare il metodo. Che cosa rende ancora possibile lo sviluppo? Innanzitutto, come è stato possibile che questo sia avvenuto? Che cosa rende possibile questo? Io nella mia... Scusa Gualtiero, ma non abbiamo capito, vuoi parlarci di metodo tu o no? Io vorrei parlarvi di metodo, ma sarebbe ancora una volta un bel convegno della GESCI, di quelli in cui noi parliamo di metodo. E se io oggi vi raccontassi che non parlerò di metodo, ma parlerò di scautismo, di cui fa parte il metodo, è qualcosa che probabilmente vi preoccuperebbe. Cioè, ma come, parliamo di scautismo senza parlare di metodo? No, io voglio in qualche maniera oggi tentare di presentarvi uno schema, ed è il motivo per cui stavo dicendo, se non fossi stato interrotto, stavo dicendo qualcosa che poteva essere. Cioè, sto cercando di trovare qual è il paradigma che rende possibile una realizzazione, pur con delle differenziazioni di metodo, in ogni dove. Vi dicevo l'esperienza concreta. Quando ero in Comitato Mondiale avevo la presidenza del coordinamento, diciamo, del Comitato dei Programmi Educativi, cioè quelli che fanno una verifica di quel che succede in giro per il mondo relativamente all'applicazione del metodo. E quindi visite, incontri, e vedevo che in qualche maniera era interessante notare qualcosa che andava sicuramente oltre il metodo, nella natura e nella realizzazione dello scautismo nei vari paesi. Cioè io andavo in Guinea Conakry e trovavo qualcuno che si chiamava scout, che faceva sì delle cose che in qualche maniera appartenevano allo scautismo, ma che in qualche maniera potevano essere diverse da quelle che naturalmente potevo trovare in Thailandia. Ma io mi sono chiesto, ma qual è il, scherzando lo abbiamo chiamato, il bosone di Baden-Powell, cioè il punto di partenza, il nodo che rende possibile questo? E non può essere il metodo, perché questo si è differenziato. La cosa è venuta fuori nel corso di un incontro del Forum delle Religioni, cioè lo scautismo a un certo punto, anche su sollecitazioni, soprattutto anche dei cattolici, si è voluto incontrare attraverso le religioni che erano presenti, che sono presenti al suo interno. E si è detti, ma che cosa c'è che in qualche maniera rende possibile che nel buddismo, che nell'induismo, che nel cattolicesimo, che nel protestantesimo, che nell'ebraismo, 11, 12, non posso dire religioni perché alcuni, secondo le categorie che abbiamo noi, non sono neanche religioni, parliamo fedi, credo e via dicendo, si sono chiesti questo, per produrre insieme un manuale, un minimo comune multiplo, che possa rappresentare la dimensione spirituale educativa dell'educazione scout. Si era prodotto da quando era morto Baden-Powell e si era organizzato lo scautismo, si era prodotto qualcosa sulla dimensione fisica, si era prodotto qualcosa sulla dimensione caratteriale della persona, ma sul piano spirituale no.
e lavorando insieme in qualche maniera si è arrivati a dover dire: facciamoci interrogare da qualcuno che se ne intende di educazione. Oggi esiste la scienza dell'educazione, venga all'interno dello scautismo, lo interroghi. E abbiamo scoperto gente che in giro per il mondo, nel mondo accademico, ne sapeva più di noi, cioè conosceva perfettamente Baden-Powell. Noi avevamo schierato in campo come italiani due persone, due personaggi che molti qui dentro, soprattutto di una certa età, ma credo anche gli altri, conoscono bene. Avevamo il nostro Piero Bertolini, il povero Piero purtroppo ci ha lasciato proprio nel momento in cui, dopo qualche tempo che aveva iniziato questo lavoro, e il Cesare Scurati, che pur non essendo scout è un grande osservatore dell'Università Cattolica. Ma dentro abbiamo portato gente che veniva da università americane, Filippine, Sudafrica, dell'Università di Oslo, e con loro siamo andati alla ricerca del bosone di Baden-Powell, come dicevo prima. Cioè siamo andati alla ricerca del vedere quale è, e ci entro, qual è l'identità pedagogica dello scautismo. Qual è quella cosa che rende possibile, con l'adattamento del metodo, che lo scautismo sia educativo, e questo prevede il fatto che c'è dello scautismo, delle attività scout che possono non esserlo, è un primo punto, in ogni parte del mondo. Io adesso vorrei in qualche maniera con voi presentarvi questo schema. Questo schema è uno schema, dice mai schematico, grazie, è uno schema. Dice, ma è razionale, grazie, è razionale, lo riduco tutta la nostra esperienza. Chiedo subito scusa a chi lavora per le branche, perché naturalmente chi lavora per le branche è accanito osservatore e operatore del metodo. Io vi presento qualcosa che sul metodo non ha nulla a che vedere, ma che dentro ha il metodo, e per dimostrarvelo poi di volta in volta faccio dei riferimenti concreti. Qualcosa quindi che appartiene all'educazione scout, ma non tiene questa volta conto della realizzazione dell'educazione scout secondo l'età a cui è rivolto. Direi quasi che tento di definire, e quindi tento di escludere, che cosa rende educativo lo scautismo. E qui c'è uno schema a cui dobbiamo far riferimento, come dicevo all'inizio. Uno schema che riguarda innanzitutto ciò che è l'attività scout. Noi sappiamo quanta gente monta tende, accende fuochi, va per campi, si arrampica sulle montagne, riunisce i genitori per le attività che svolge. È tutta roba che simile, qualcuno diceva stamattina, ieri sera, ha sciacallato abbondantemente alle nostre caratteristiche. Ecco, a noi ci interessa sapere, ma noi siamo ancora originali, dov'è la nostra originalità in tutto questo? Anche all'interno del mondo cattolico c'è tanta gente, addirittura arriva a mettersi il fazzolettone, no? Dei segni in qualche maniera che potrebbero addirittura quasi confondere. Qualcuno riesce a fare cose anche migliori delle nostre, parliamoci chiaro, in alcuni ambiti, no? E però noi abbiamo una particolarità, e io ho la presunzione di raccontarvela, questa è la cosa carina, poi dopo se sarò chiaro o no, non lo so. Allora, noi abbiamo preso questo schema che in qualche maniera aveva iniziato a girare all'interno di questo gruppo di lavoro di 11-12 fedi religioni, lo abbiamo portato all'interno del Centro Studi e Ricerche della GESCI, e qui devo ringraziare quanti innanzitutto sentono per l'ennesima volta questa chiacchierata. Eccoci qua. Gualtiero, ci puoi spiegare questo schema, scusa? Stiamo lavorando per voi, cioè, nel senso che se non faccio la premessa giusta non entro. Ragazzi, questi qui, poi io ve li presenterò, perché questi qui sono due che sono cresciuti come rover e scolte all'interno del mio clan quando ero capo clan. Quindi siccome c'è quella linea che voi conoscete perfettamente e che gli consente di rosicchiare più di quanto. Allora, vediamo insieme, qualcuno già le ha visti, quali sono le azioni concrete che si svolgono all'interno dello scautismo. Vi sto raccontando di 12 verbi attivi. Vi racconto di 12 verbi attivi che quindi producono attività. Se io dico cantare, che produce? Il canto.
Se io dico suonare, pensate suonare, il suono e via dicendo. Non è tutto lo scautismo quello di cui vi parlo, perché ci si potrebbe aggiungere chissà quante altre cose e possiamo divertirci e arrivare chissà fino a quando. Il problema è che al di sotto di questo, mi permetto di dirvi con presunzione e quasi con arroganza, non c'è scautismo. Cioè, se noi incontriamo qualcuno che non fa, che non rende attivi attraverso delle attività questi verbi, quel qualcuno non sta facendo scautismo. Primo, giocare. Non ve li descrivo, ragazzi, diamo per scontato almeno questa parte qui. Giocare, esplorare, osservare, costruire, guidare, affidare o affidarsi, custodire, promettere, condividere, servire, raccontare e celebrare. Sono pronto con una pagina e mezza di altri verbi a considerare qualsiasi considerazione voi vogliate fare relativamente al prolungamento di questa. Molti li consideriamo, questi sono, diciamo, i capisaldi. Dentro questi ci sono dei sottoverbi che producono delle altre attività. Però se la domanda è che cosa fa, quali sono le attività dello scautismo, produciamo qualche migliaio di verbi. Se la domanda è quali sono i verbi fondamentali al di sotto dei quali di scautismo non si può parlare, io devo considerare questi. Ma poi dopo possiamo litigare su uno o un altro e vediamo. Ma questo potrebbe non essere scautismo. Io guardo sta roba e dico, sì, stavo in un gruppo di amici e noi facevamo queste cose. E noi facevamo, ma perché racconti che è scautismo questo? E c'ha ragione. Se ci limitiamo all'attività, l'attività di per sé non è che sia scout. Quando è che diventa scautismo? Diventa scautismo nel momento in cui diventa una vera e propria esperienza. E qui veniamo ad una linea che è diversa di questo schema. Ma allora, anche in altri contesti è possibile fare delle esperienze di gioco, di esplorazione, di osservazione. È vero. Dio sa quanto è vero. Ma l'esperienza scout, in che maniera è diversa da un'altra esperienza? Cioè il bambino che entra, e qui vengo al mio lupettismo di base, il lupetto che entra nella sua sede di branco, in che maniera trova diverso quell'ambiente da un qualsiasi altro ambiente all'interno del quale entra? Cioè, perché se trova lo stesso che trova nella festa degli amici, o nell'oratorio, o nella festa della scuola, insomma, mi domando se quello è un'esperienza scout. Forse non lo è. Allora, innanzitutto possiamo dire che si segna come esperienza scout un'esperienza che ha uno scopo di carattere educativo. Cioè, l'esperienza in quanto tale non ha valore, lo diventa nel momento in cui essa in qualche maniera è mirata a produrre un effetto educativo, cioè di trasformazione. Lo scautismo è una pedagogia esperienziale, non esiste nulla nello scautismo che possa essere educativo soltanto con un annuncio. Questo anche da un punto di vista dell'educazione di fede. Noi proponiamo costantemente esperienze di fede e attraverso delle esperienze di fede educhiamo alla fede. Una esperienza diventa educazione e qui vedremo come. Il metodo, in qualsiasi branca esso si sviluppi, è una continua applicazione di esperienze. Però non tutte le esperienze, solo perché le fai, hanno un valore di tipo pedagogico. Sono trasformazione nella persona. Noi oggi, attraverso questo schema,
quando io avrò finito, se arriverò alla fine, e cercherò di farvi capire come dall'esperienza concreta noi entriamo nel mondo della spiritualità nello scautismo. Padre Federico più avanti poi ci accompagnerà nel discorso invece che riguarda la religione. Allora voi capite che se il metodo, e qui viene un gioco, un grosso intuizione della Geshi, se il metodo è il come fare scautismo, uno schema come questo risponde alla domanda perché lo scautismo è educativo. Perché lo scautismo è educativo. Allora, l'esperienza. Se il metodo risponde attraverso le cose da fare per rendere le esperienze interessanti, la pedagogia risponde al perché tutto questo è importante all'interno del suo sviluppo. La esperienza dello scautismo non può non essere organizzativa. Lo scautismo è anche organizzazione. L'organizzazione nello scautismo è educazione. È educazione. È educazione. Le strategie con cui noi proponiamo delle esperienze sono anch'esse educazione. Vi faccio un esempio negativo. Tempo fa ero in una città italiana che non citerò mai, ero fuori da una chiesa e c'erano dei genitori con una messa, penso alle 10, che portavano dei bambini, dei lupetti, alla riunione. Cancello chiuso, i capi non c'erano. 10 e 1 minuto, 10 e 2 minuti. Tutti i bambini fuori del cancello che aspettavano. Arriva frettolosamente un capo, una capo, scusate, con un, come si chiama, un casco infilato, dice: non avevo la miscela, mi sono dovuta fermare, scusate. Allora, è organizzazione l'educazione, perché il gioco d'attesa, mezz'ora prima dell'inizio della riunione, nel branco, è un atto di amore da un punto di vista pedagogico. L'attesa è amore. Benvenuto Francesco, ciao. È quello che rende educativo l'andare ad un'attività di branco. Quella è pedagogia che sta nella testa del capo. Il metodo si chiama gioco d'attesa, che è una strategia che è fondamentale. È importante che il capo sappia fare il gioco d'attesa? Sì, è il come fa lo scautismo. È importante che il capo però sappia che farlo è educativo, è fondante il suo rapporto con il bambino, perché non esiste un posto che dice ciao Andrea, aspettavo te, perché non gli dice ciao, deve dirgli ciao Andrea, il nome. Il bambino deve essere accolto con il nome, perché quello è un atto di amore. È il capo che non sa che l'attesa, qualunque attesa nella vita, le donne lo sanno bene, è amore, non ha capito nulla del significato pedagogico, che non è branca, che non è metodo, ma l'attesa, che è un'attività, che è qualcosa di estremamente concreto, diventa educazione nel momento in cui nel capo c'è il ritmo. Il ritmo. L'attività scout ha un ritmo. Attenzione, noi stiamo educando più di ieri, Baden Powell già lo diceva all'epoca, più di ieri dei ragazzi che sono abituati a dei ritmi di carattere emotivo nel mondo virtuale che sono micidiali. Provate a togliere qualcuno che sta facendo un gioco al computer e per parlargli. Lo scautismo non deve avere nessun tipo di, non dico sosta, ma il ritmo delle sue attività deve essere scandito. E per fare questo bisogna organizzare le attività, vanno preparate. Ognuno ha i suoi tempi, parlo dei capi, perché sa che quello non è un sacrificio, quello è applicare un metodo secondo una pedagogia. Lo scautismo, l'esperienza scout, veniamo alle differenze, ce ne sono altre ma vado veloce, deve avere una forte componente sensoriale. Noi educhiamo delle persone ma che hanno fondamentalmente una natura di carattere animale.
la sensorialità. Poi pensate un attimo, ragazzi, che cosa ci si è fissata nella memoria noi di quel freddo nella tenda di quell'uscita. Ma voi pensate quanto era forte il senso di, senso di comunità che si aveva dopo un gran e lungo sentiero di strada per arrampicarci di notte, magari chissà con quale difficoltà, quando eravamo intorno al fuoco e il nostro corpo, la nostra carne, riceveva il calore e noi la associavamo al calore delle persone che erano lì intorno. I nostri ricordi, la bontà o il fastidio di alcuni ricordi nelle relazioni personali spesso sono dettati da una sensoria. Baden Powell lo sapeva, ce lo racconta in maniera i giochi di Kim. Io non so se c'è qualcuno ancora che sa che cosa sono e come devono essere fatti. Sono per allenare i sensi, perché si sappia, si esplori l'ambiente, perché quando si entra nella sede di branco il lupetto deve riconoscere l'odore della sua tana, e quando lo dico non è solo una metafora, è proprio una realtà. L'odore della tenda, non ve lo racconto perché lo sapete, poi l'odore della tenda con Andrea, che si sa quale problema aveva con le scarpe, allora diventa un segno nella memoria indelebile. Allora, Baden Powell, ve lo cito un attimo, l'osservazione e la deduzione sono la base di tutta la conoscenza. I bambini sono probabilmente svelti nell'osservare. L'osservazione sensoriale, dal libro dei capi, in realtà è un'abitudine a cui il ragazzo deve essere abituato. Ma direi che, come non può venire in mente qui, e passiamo immediatamente alla sensazione, dalla sensazione ad un'altra caratteristica, come può venire in mente qui, grazie Stefano, sei un amico, come non può venire in mente qui, l'immagine che Baden Powell ha fatto delle cose, non bisogna leggerlo soltanto, bisogna vedere anche i suoi disegni. Il ragazzo sulla piroga. Allora, a noi ci piace come immagine, lo mettiamo, ho visto anche lì, ma attenzione, ma Baden Powell non sta lì a descrivere che cosa scorre in quel fiume, quali sono gli ostacoli, quali sono le rocce. Oggi descrive l'analisi sociologica di non so che cosa, la disoccupazione, la precarietà e la debolezza psicologica, le sappiamo tutte, non ve le racconto. Baden Powell ci presenta un individuo che è capace di saper pagaiare in questo casino. Non è interessato, o almeno non è il suo interesse principale, non è tanto al fiume, ai gorghi, ai pericoli, alle rocce su cui si può sbattere. No, voglio dargli la capacità di saper pagaiare qualunque sia l'ostacolo che può. E quando, che c'entra con le sensazioni, e quando lo vediamo sto ragazzo, lo vediamo con una, se potesse essere mobile, secondo me lo sarebbe, con una attenzione, una capacità di osservazione a tutte queste cose, perché ognuna richiede un intervento diverso. Capite? Un allenamento sensoriale fondamentale. Faremo un libro su questo argomento come centro studi. E ci saranno i racconti, perché se no sembra che raccontiamo la... Ci saranno i racconti di chi è stato sotto la tenda e ricorda le sensazioni di quel momento. Ma attenzione, la sensazione del freddo, la sensazione della paura. Pensiamo a un gioco notturno, pensiamo all'entrata in una grotta con un clan, anche il timore. Ma se lo facciamo con un gatto, è chiaro, c'è la sensazione, identica probabilmente alla nostra, perché è una reazione di carattere nervoso. Quando è che l'uomo riesce ad essere tale? E quando, sentendo questa cosa che magari ci prende lo stomaco, questo brivido o questo ribrezzo, okay, riesce a dargli un nome. Nell'educazione scout, quando noi facciamo vibrare attraverso le esperienze, le sensazioni, i nostri ragazzi vivono delle emozioni. Tutti noi abbiamo lo scautismo nella memoria. Tutti noi abbiamo le esperienze dello scautismo nella memoria. Cazzata. Noi abbiamo nella memoria le emozioni provate nelle esperienze.
Ci sono delle esperienze che noi perdiamo perché non cogliamo fino in fondo che cosa abbiamo provato in quell'esperienza. E qui veniamo al discorso del capo, e se non abbiamo avuto la fortuna, e ringraziando Dio io me la ricordo questa fortuna nella mia esperienza, di avere accanto qualcuno che è attento a ciò che io provo e gli, mi fa dare il nome gioia, tristezza, disagio, paura. Se non ce l'abbiamo, se non ci abbiamo avuto qualcuno accanto nel corso, vi sto parlando dell'identità pedagogica dello scautismo, se qualcuno si fosse messo in ascolto soltanto adesso, quindi questa qui è una cosa fondamentale dentro tutto quanto, cioè dar nome all'emozione nella esperienza è fondamentale nella vita, ma nello scautismo, perché adesso poi facciamo un trasferimento anche nella vita, è fondamentale. Il capoclan deve riuscire a far esprimere ciascuno dei partecipanti al fine di un'esperienza su ciò che hanno provato. Devono dare un nome a quello che sentono. Dare un nome a quel che si sente significa conoscere se stessi, sapersi collocare in una situazione, in un'esperienza. Altrimenti io sono fuori. Sono fuori. Se io sto in relazione con una persona, qualsiasi tipo di relazione professionale o affettiva, e non so quel che provo nei confronti di questa persona, io sono fuori dalla relazione. Se io non so, nel momento in cui sono nell'avventura della ricerca della fede, cosa provo di fronte al Santissimo, cosa provo di fronte alla parola di Dio, se io questo non interrogo dentro di me, attraverso anche l'aiuto dello Spirito, io non mi colloco all'interno della storia della fede. Tutta l'esperienza dell'uomo biblico, tutta l'esperienza dell'uomo biblico è una continua interrogazione di ciò che io provo nell'esperienza che mi viene messa davanti. Vogliamo parlare per eccellenza del Cristo? Il Cristo vive un'esperienza, ragazzi. Ha delle sensazioni fisiche e le racconta l'Evangelista. Pensate alla passione. Vive delle emozioni e vengono espresse. E quando non vengono espresse c'è qualcuno che chiede, perché vuole sapere. E quando c'è qualcuno che chiede, e qui c'è secondo me la figura del capo in questo senso, ma è la figura del padre lì, quando c'è qualcuno che chiede, questa interrogazione è l'inizio di quella che chiamiamo l'autoeducazione. L'autoeducazione ed emozione ed educazione hanno la stessa radice, e muovere e ducere, che caso, è semplicemente riuscire a capire che cosa io provo. Un buon capo che non ha dentro uno schema allenato di questo genere, non solo non sa quello che lui prova, vabbè, fatti suoi, ma non può capire quello che provano gli altri nel momento in cui gli fa vivere l'esperienza. E andare ad interrogarsi, e qui entriamo nello spirituale, che non è il spirituale come lo pensiamo da un punto di vista religioso, entriamo dentro uno spirituale che non è più un materiale, significa dare senso all'esperienza. Un'esperienza che non ha una risposta di senso attraverso l'interrogazione su se stessi di ciò che si prova nel corso dell'esperienza è un'esperienza vacua. Non è l'emotività che dobbiamo interrogare. Io posto sempre questo esempio che è al limite dell'oscenità. Abbiate pazienza, ma rende e taglia il discorso. L'individuo davanti a un film pornografico, un ragazzo davanti a un film pornografico, vive un'esperienza, eh sì, è visiva, ha una sensazione, e per bacco, sarà sicuramente eccitato. Siamo tra educatori, possiamo parlarne. Sarà sicuramente eccitato, vivrà una forte emotività, probabilmente attraverso l'autoerotismo raggiungerà anche l'orgasmo, ma sta vivendo su una realtà virtuale. Quando è che tutto cambia? Quando l'esperienza è naturale, gli appartiene, la compie, quando la sensazione è magari simile, ma viene vissuta in una relazione. Quando l'emozione, l'interrogazione dell'emozione è che cosa sto provando e perché la sto provando, e quando gli dà senso, è amore, è relazione, è qualcosa di soltanto fisico,
Ecco la differenza tra l'emotività e l'emozione. L'emozione comporta una lettura che dà senso, che dà significato. La base dell'educazione all'amore, anche attraverso lo scautismo, è il senso che si dà alle relazioni che si stabiliscono, a ciò che si prova, a qual è il mio ruolo all'interno della relazione che vado a stabilire. Attenzione, vado per affermazioni. Da un punto di vista pedagogico, lo scautismo è un laboratorio di ricerca di senso. Non è un luogo di attività, è un luogo di attività che richiede costantemente un passaggio e una lettura attraverso la sensazione e l'emozione, attraverso l'autoeducazione, un vocabolario di emozioni. Devo sapere quello che provo, ci metterò un anno, ci metterò 6 mesi, vedrò che è quello che mi manca e a questo dare una risposta di senso. È un passaggio da qualcosa di estremamente materiale, che è l'esperienza, al senso. È qualcosa che nello scautismo, più avanti, diventerà anche spiritualità, cioè immaterialità, cioè inizierò a parlare di qualche cosa che mi appartiene perché è la stanchezza della strada, ma che io ho astratto perché in qualche maniera mi entra come spirito. E poi vedremo più avanti la spiritualità, che richiede naturalmente una religione ed una fede. Ma noi tutto questo lo colleghiamo in maniera del tutto diretta attraverso una chiave di grande successo, ed è il simbolismo. Il simbolismo nello scautismo è qualcosa che collega direttamente una esperienza, non un racconto, non qualcosa che il capo mi ha detto, che qualcosa che io ho vissuto e che posso in qualche maniera renderla visibile. Chi si incontra con il Giglio al Jamboree sa che quell'altro ha fatto la promessa come te, ha vissuto cose sotto la tenda come te. Il simbolismo è quello che evoca una realtà vissuta. Ma allora attenzione ragazzi, ma dove siamo? Siamo che le attività sono il metodo, ben fatte, con delle caratteristiche. Nel libro che faremo, che stiamo facendo, alle attività dedichiamo uno spazio che non finisce mai, sulle caratteristiche perché siano scout. L'esperienza è ancora il metodo, è ancora il metodo. Quali sono le esperienze fondamentali, seducenti e provocative di questa dinamica, esperienza, sensazione, emozione? Lì sopra è la pedagogia, lì sopra è la pedagogia, lì sopra è la capacità del capo, lì sopra è la capacità del capo, al di sotto c'è la bontà del metodo, al di sotto c'è la bontà del metodo e in mezzo c'è questo simbolismo che in qualche maniera lega completamente l'esperienza concreta, le attività, alla risposta del senso. Posso dire una cosa a chi si occupa soprattutto di formazione tra di voi, ma quasi tutti quanti perché lavorate con la comunità capi. Quello lì, per cortesia scrivete solo questo di quello che vi dico, è il luogo della comunità capi. La comunità capi è il luogo della pedagogia. Le branche sono il luogo dell'esperienza. Baden-Powell ci manda il messaggio del come fare un buono scautismo. Il perché esso è educativo è nella capacità, nell'intenzionalità del capo. Non si fa un'uscita perché lo scautismo ci dice di fare l'uscita. Si fa un'uscita perché lì dentro noi sappiamo che va sviluppato quel tipo di, costantemente nel tempo ripetendolo, quel tipo di paradigma. Quel tipo di paradigma, ragazzi, c'ha un'età quel paradigma, non ce l'ha. Chi esce dallo scautismo è un uomo che deve avere la capacità di saper fare quella palestra in tutto quello che gli capita nella vita, il lutto, la gioia, il matrimonio, la separazione, la perdita del figlio, il matrimonio del figlio, la separazione dalla madre, dal padre. È una continua, costante ricerca di passaggio dall'esperienza al senso e dalla risposta che attraverso la fede io do a questo senso, perché attraverso la fede io vado alla ricerca di chi in qualche maniera mi ha garantito nella nascita e so per fede che mi garantisce nella morte, che mi dà il senso.
Ecco allora che lo scautismo non può esistere come identità pedagogica senza avere uno sbocco di carattere spirituale. Ecco perché la risposta che abbiamo sentito ieri è fondamentale. Non esiste un rapporto tra la religione e lo scautismo. È qui dentro, è dentro la sua pedagogia. Non può esistere scautismo che non abbia una spiritualità ed una religione, perché la ricerca del senso. Ma ecco perché io mi trovavo d'accordo con la mia suorina buddista Wu di Taiwan. Ecco perché mi trovavo d'accordo con lo scintoista. Ecco perché il protestante andavamo a braccetto con questo ragionamento. Avevamo trovato il luogo, il bosone, che è la pedagogia. È la pedagogia, non è il metodo. Ma non sto cancellando il metodo, vi potete immaginare? Assolutamente. Ma se non comprendiamo che il metodo è parte della pedagogia, noi rimarremo dei bravi organizzatori, se lo siamo, di grandi attività. Ogni volta che muoviamo un passo con i nostri ragazzi, dobbiamo arrivare ad una risposta di senso. Una volta scout, sempre scout. È il motivo. Anche l'adulto, vedo che proprio il bidello a scuola, all'università, conosco, apre la porta e la chiude e ho finito. Anche a scuola, anche a scuola. Anche nella vita adulta, anche nella vita adulta, chi è stato scout, le adoperano tutte. Adesso entrerà un cervo, vedrete. Anche nella vita adulta questo paradigma, perché non puoi essere un bravo capo se non hai questo paradigma sviluppato al tuo interno. Io però vi voglio presentare, venite fuori. No, è che ci vuole il coraggio, capisci? Cioè, io per fare questa roba qui mi sono avvalso di due che sono stati un rover e una mia ascolta, e di uno che è stato il mio capo clan e mi hanno massacrato per oltre una settimana, Lorenzo e Arianna, peraltro sposi, e Mario. Allora, tre generazioni, poi ci sono anche magari qualcheduno che fa il rover e le ascolte con Lorenzo e Arianna, però sono persone che in qualche maniera mi hanno aiutato proprio in questo ciclo continuo nello scautismo. Adesso io non so se ci sono domande e come si procede, ci saranno domande, però lascio anche aperto il discorso a padre Federico per la continuazione più avanti. Question. Grazie. Devi nominare le coccinelle. Sì. Facciamo noi la prima domanda. Ma non abbiamo ancora capito bene cosa ci serve a noi questo schema nella vita. È l'esercizio della mattina, il senso. È la ricerca del senso. Risposta seria. La risposta seria è fondamentale. Io credo che ci sia, oggi particolarmente per chi si occupa di branca rover e scolte, ma anche nella branca esploratori guide, potrei parlare anche, un grave problema, e noi lo denunciamo spesso, però non ci rendiamo conto. Quando diciamo che molto spesso i nostri ragazzi vivono delle esperienze senza senso, noi diciamo questo, cioè noi diciamo questo paradigma da un punto di vista educativo che non riesce a raggiungere il senso. Parte dall'esperienza, vive la sensazione e rimane probabilmente all'interno dell'emotività. E si ferma lì. Aiutare la persona non a dirgli te lo dico io quello che significa, ma a fargli fare l'esercizio ginnico mentale di intelleggere le proprie emozioni significa aiutarlo a dare senso a quel che vive. Io non lo so adesso se qui dentro c'è qualcuno che è moralista, ma mi ricordo che il mio moralista di riferimento, il buon Dalmazio Mongillo, poverino anche lui, mi diceva che prima delle cose del bene e del male nella vita delle persone ci sono le cose che hanno senso e non hanno senso. E sapete perché? Perché senso ha, torniamo all'etimologia, tre significati.
senso per quel che sento, senso per la direzione che ha nella mia vita questo tipo di esperienza e senso da un punto di vista del significato vero e proprio, che non è soltanto corporale. E quando tu hai completato questi tre significati delle esperienze che vivi, stai probabilmente capendo se sei dentro il tuo progetto o se sei fuori. Prego. Dove colloqui l'attenzione alle contaminazioni che possono venire da... Adesso la ripeto, ecco, aspetta, esce il microfono. Chiedo in che momento collochi l'attenzione a quelle che possono essere le contaminazioni oppure i contributi che vengono da ambiti diversi, di cultura, di ambiente, di... Sono Fabrizio. E beh, li colloco nel fiume del disegno di Baden Powell. E direi quanto più è importante, tanto più colgo i segni che ieri benissimo il Cardinal Bagnasco ci illustrava, di qualcosa che è una corrente vorticosa, di qualcosa che è un momento di rischio, di superficialità, tanto più forte deve essere il nostro impegno per saper mettere, come diceva Marcuse, sulla spina dorsale il corpo e la testa delle persone. Cioè, sto ragazzo sulla piroga, ragazzi, è nostro compito dargli i muscoli e la capacità per saper coniugare e sapergli dare il senso sulla piroga, la direzione, il significato, la forza, la motivazione. È chiaro, oggi noi con facilità, perché siamo analisti più della nostra realtà che non di quella storica, che ci troviamo nel periodo della precarietà, della cultura liquida, dei messaggi che in qualche maniera entrano, li cogliamo e ci sfuggono, e via dicendo. L'analisi della nostra realtà la conosciamo. Ma prendete queste caratteristiche e spostatevi di 100 anni o di 50 anni, identiche con altro nome. Qual è la cosa fondamentale? Per noi, qual è la nostra sfera di interesse? Cosa possiamo noi fare di fronte a questi fenomeni? Semplicemente rinforzare sempre di più le caratteristiche in cui noi crediamo dei ragazzi. Quindi, per carità, io non voglio togliere nulla alle analisi che dobbiamo fare. Siamo cresciuti con l'idea dell'analisi d'ambiente, la comunità capi nasce per sapere dove, in quale brodo sono immersi i ragazzi prima di fare educazione. Però nonostante questo non c'è niente che ci può far disperare nella realtà che si vive, non c'è fiume, non c'è torrente che non consenta di costruire una piroga e di metterci dentro qualcheduno che in qualche maniera sappia paiagare. Il nostro compito è quello, altrimenti diventiamo non più degli uomini e delle donne che hanno una identità pedagogica e voglia applicarla attraverso un metodo, ma diventiamo degli analisti, spesso anche pessimisti, non dico della realtà, in cui diremo questi ragazzi non gliela faranno mai, e dobbiamo essere l'esempio come capi, e le comunità capi ci devono aiutare. Questa è la formazione permanente, questo ciclo e riciclo dello schema della parte alta, questa è la formazione permanente. Non so se riusciremo a farlo all'interno del centro studio, uno studio. Ci siamo riempiti per anni la bocca di educazione permanente. Educazione permanente è il continuo vai e vieni all'interno della propria vita, del vivere le esperienze, della ricerca di senso e della risposta attraverso la nostra cultura e la nostra fede. Questo è, non è altro. E quando io sento il Cardinal Bagnasco che viene da noi e ci dice più del come ci interessa il perché, è musica per le mie orecchie. È musica per le mie orecchie. Eccoci. Vai. Il microfono. Arriva da dietro, guarda. Ti prende alle spalle. Orazio, la mia è una considerazione non necessariamente amara,
il mio primo secondo tempo o primo tempo l'ho fatto con Righetti. L'ho fatto con Righetti in Calabria. E la pedagogia di capire dove viviamo era fondamentale negli anni 70. Io faccio una constatazione da sono nello scautismo di circa 50 e passa anni. Negli ultimi 15 anni vedo i capi rientrare dai nostri campi pieni di metodo, saturi di metodo, stomachevoli nel parlare di metodo. Ma nonostante il progetto educativo, nonostante le analisi di cui tu parlavi, non riescono, forse perché l'attuale gioventù, l'attuale ultima classe, gli ultimi 20 anni, non ci ha abituato a essere costanti osservatori di dove viviamo, non riescono, secondo me, o non riusciamo, a passare esperienze ai ragazzi. Eppure noi siamo l'associazione che per prima o tra i primi diamo responsabilità a ragazzi di 14-15 anni nel guidare altri più piccoli. Questa è una considerazione, non è una domanda. Ah, ecco. Possiamo, la domanda è, possiamo secondo te nei nostri campi di formazione insistere di più perché veramente leggiamo e non solo scriviamo il progetto educativo, insistiamo nel capire dove siamo. La pedagogia, ecco, quello che forse manca a tutti quanti, siamo tutti pieni di buona volontà, ma la pedagogia forse dobbiamo, in maniera molto, deve entrare dai piedi. Ho capito, tanto per dare parola poi anche ad altri. È fondamentale quello che dici. L'associazione, prima probabilmente, sicuramente in Europa, ma credo posso dire nel mondo, si era posta questo problema negli anni 70-80. La comunità capi è la risposta pedagogica attraverso il metodo a domande di questo genere. Ma se il quadro pedagogico, se il quadro del perché lo faccio viene superato da un esercizio del come lo faccio, è chiaro che tu avrai dei buoni artigiani del metodo, delle persone che sapranno affinare fino in fondo, ammesso che ci siano, insomma, potrebbero mancare anche quelli, fino in fondo le attività e via dicendo. Guardate che spiegare che cosa fa e come lo fa lo scout, provate poi con i genitori, qui siamo stati tutti capi, provate a raccontare ai genitori che domenica si fa l'uscita, piove o non piove, fa caldo o fa freddo, c'è la neve o c'è il sole, e questi non te lo mandano. Se tu spieghi al genitore, se tu spieghi al giornalista, se tu spieghi al parroco, il perché quello è educativo, e questo è un lavoro da comunità capi che è convinta di quello che fa, è più semplice, perché uscire col freddo sotto la pioggia è da pazzi, torno all'esempio è da pazzi, fare la cacca nell'albero nel bosco è da pazzi, se so qual è il contenuto educativo e che cosa ci o adopero come strumento per poterti trasformare attraverso quella cosa lì, lo so spiegare, lo so fare e applico il metodo in maniera più coerente. C'è altro? Dimmi. Aspetta che ti arriva dietro il micro, cioè nel senso te lo portano. Allora, io sono contento di questo schema perché dobbiamo convincerci che questo schema vale per noi adulti e per i ragazzi, cioè questo è il bello di questo schema, cioè noi dobbiamo imparare ad autoeducarci da adulti con questo schema ed utilizzarlo con i nostri ragazzi, cioè, se noi riusciamo a fare questo avremo raggiunto il clou, il punto fondamentale della vita, perché a volte noi dividiamo l'autoeducazione per noi è un conto, quella per i ragazzi è un altro conto, come se noi fossimo superiori ai ragazzi. Quindi io ti educo dall'alto. Se invece con questo metodo io cammino insieme con i ragazzi perché sono capace di fare esperienze che danno senso alla mia vita e con questo
aiuterò i ragazzi a dare senso alle loro esperienze. Per cui leggo la mia esperienza e do senso, leggo l'esperienza dei ragazzi e do senso. Sì, io quindi credo questa che unitarietà abbia... è importante. Credo che tu abbia perfettamente ragione, beh, insomma, hai confermato quello che ho detto, quindi non posso dire niente di diverso, ma posso semplicemente però aggiungere una cosa che potrebbe sembrare di chiusura. Ragazzi, noi a questo schema, il bosone di Baden-Powell, a questo schema possiamo aggiungere tutto ciò che vogliamo. Importante è che noi sappiamo che al di sotto di questo non è scout, non c'è scoutismo, non c'è pedagogia dello scoutismo. Qui siamo al minimo, siamo ai fondamentali. Qualcuno, io mentre preparavo questa relazione nei giorni passati, qui nella sala qualcuno mi ha mandato dei messaggi, non puoi non dire, non puoi non dire, guarda questo lo devi dire, approfittiamo del fatto che per la prima volta 10-12 mail ho raggiunto. Io sono andato, ho cercato di andare al cuore del problema. Qui poi dopo noi possiamo aggiungere i verbi, possiamo modulare in maniera diversa, però questo è lo scoutismo. Se qualcuno ci chiede in che modo lo scoutismo educa e perché educa, questo è. Il problema è dov'è che manca forse il passaggio, ma quello quando parlo io. Dov'è che manca il passaggio? Il passaggio manca proprio in quello che tu dicevi. Abbiamo dei capi che coniugano all'interno della loro vita l'asse orizzontale, perché se noi ce l'abbiamo, insieme alla bontà del metodo che non deve mancare, noi abbiamo la formula vincente. Scusate e grazie.